Buonasera alla professoressa Maria Rita Gismondo, lo ricordo, è direttore di microbiologia clinica, virologia, diagnostica e bioemergenza al Sacco di Milano e insegna anche queste materie all'Università Statale di Milano. Sono molto contento di averla qui e di poterla intervistare. Grazie a lei. Perché anche noi in qualche modo svolgiamo un servizio di preminente interesse generale, così dice la legge, anche sulle TV private, quindi sono contento che possiamo offrire un servizio insieme a lei. Lei è in trincea ormai da un po' di tempo, no? Qual è la sensazione di stare così tanto in trincea? Beh, le cambia la vita lavorativa e anche quella personale, perché dal 20 di febbraio, quando è arrivato questo caso sospetto e poi abbiamo scoperto in 4-5 ore che era positivo, abbiamo visto il mondo da un'altra angolazione. Ti senti il virus accanto e cambia il modo di lavorare, come far proteggere il tuo personale, i tuoi collaboratori, ma soprattutto non hai più orari, non hai più turni e anche tutto il mio staff, non io solamente. Senta, lei ha un'esperienza abbastanza lunga, no? Di cura delle malattie infettive. Ha visto qualcosa del genere precedentemente? Io credo che questa sia la prima esperienza della globalizzazione pandemica, se così possiamo dire. Io ho visto tutto la SARS nel 2003. Sì. Abbiamo avuto uno stop del mondo quasi volontario, perché la SARS non è mai stata dichiarata una pandemia. C'è stato il crollo economico, eravamo in allerta, ma non c'era stato questo panico diffuso e soprattutto questa bulimia di informazioni che poi, quando è troppo, forse confonde anche. Senta, ora è una pandemia, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cosa cambia? Beh, per noi niente, perché è una descrizione, diciamo, più geografica, semantica. Quando il virus raggiunge tutti i paesi del mondo si dice che è pandemia. Cambia come potere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché sino adesso ha dato dei consigli, ha invitato. Adesso con la pandemia può imporre, può prescrivere certe limitazioni. Le misure del governo, cioè spostamenti per lavoro e motivi gradi, è permesso farlo con l'autocertificazione, passeggiata con il cane sotto casa, fare la spesa, andare in farmacia, tabaccaio ed edicola. Andare a trovare gli amici, no. Sport di gruppo all'aperto, no. Cene con amici in casa, no. Aggiungerebbe qualcosa? Tanta responsabilità personale, perché si può fare un elenco infinito delle cose da non poter fare. Lo stupido trova sempre la cosa da fare ed è quella pericolosa per tutti. Io credo che sia questo un esercizio di grande responsabilizzazione in una società che evade un po' dalla responsabilità sociale. Senta, pare, naturalmente io lo dico senza alcuna competenza ed è qui lei apposta, che questo farmaco contro l'artrite reumatoide possa in qualche modo avere qualche effetto positivo di cura. È così? Beh, glielo dico più da medico che da specialista infettivologo, perché sì, io sono una microbiologa clinica, non voglio assolutamente assumere delle posizioni che non ho. Comunque, accanto agli infettivologi che stanno usando tante molecole per vedere di trovare la strada giusta, pare che questa dia qualche buon risultato e adesso se ne sta facendo un uso un po' più allargato per confermare l'efficacia, perché in effetti è un antinfiammatorio, quindi bloccando l'infiammazione, che poi è il danno principale del polmone, teoricamente si dovrebbe arrivare a salvare il paziente. Quindi potrebbe essere una strada, insomma. Penso che sia fra quelle ipotizzate in questo momento quella che dà maggiori possibilità di successo. Senta, naturalmente non le chiedo di fare il mago o la maga, ma grosso modo, quando si pensa che possa essere raggiunto il picco di questa... Beh, noi adesso stiamo, stiamo vivendo le conseguenze ancora dell'onda lunga del grande contagio, no? Persone che sono state in ospedale, in terapia intensiva, che non ce la fanno, muoiono, ma grazie al cielo molte di più guariscono, come ha detto anche il collega di Pavia. Dopo questo picco si aspetta di ridimensionare il volume dei malati. Insieme a queste misure di contenimento, io credo che nel
nel giro di qualche settimana dovremmo già vedere risultati molto buoni. Senta, ma la cosa del virus, no? Mi volto verso la telecamera, tanto lei mi vede, non è per maleducazione. Il picco è qua, ecco, mettiamo che sia quassù, poi fa così o fa così? Beh, ogni virus ha il suo caratterino, insomma, quindi questo è un virus assolutamente nuovo, quindi non possiamo ipotizzare e fare delle, diciamo, delle ipotesi concrete di come si comporterà. Noi facciamo queste ipotesi rifacendoci ad altre esperienze di epidemie precedenti, insomma, assimilandolo ad altre esperienze del genere. Il virus dovrebbe abbassare completamente la sua presenza, perché se limitiamo il contagio, ovviamente meno persone poi saranno ammalate, saranno positive e ammalate. Di solito si ha un calo repentino, poi il virus rimane nella specie umana con qualche caso e sparisce, soprattutto ecco. Virus che provengono dagli animali come questo. Però di solito il calo è repentino. Il calo è repentino. Si arriva all'apice e poi va giù. Calo repentino e poi rimane basso, si ammorbidisce infine alla curva. Beh, quindi questo vuol dire che se fosse tra non moltissimo il picco, poi si va in una fase, diciamo, molto più... Sì, veda, in Lombardia noi abbiamo avuto anche una sfortuna, se così si può dire, perché proprio si è acceso un focolaio importante a Codogno e quindi, come vede, la Lombardia ha molti più casi che il resto dell'Italia, non perché le probabilità siano diverse nelle zone dell'Italia, ma perché abbiamo avuto questo enorme focolaio. Chiaro. E quindi numero di pazienti in unità intensiva, cosa che nell'altra parte del paese per fortuna ancora non c'è. Senta, il caldo può avere qualche funzione? I virus respiratori non amano il caldo, quindi non amano il caldo, peraltro le condizioni delle persone cambiano, perché con il caldo non ci sono degli ammucchiamenti del tante popolo. Più ariosa è molto, si sta nei locali all'aperto, certo. Non si sta al chiuso, quindi il contagio è sicuramente inferiore. I virus non amano il caldo? No, i virus respiratori, come vede per esempio l'influenza, no? Appena si rialza la temperatura ci lascia. È come dire, è un atteggiamento, un comportamento un po' di tutti i virus respiratori che conosciamo. Okay. Il coronavirus, i morti di coronavirus, la causa del coronavirus è predominante o ci sono altre cause? Questa è una bella domanda che le ringrazio che mi fa, e ho portato proprio i dati pubblicati il 5 marzo dall'Istituto Superiore di Sanità che ci danno un'immagine esatta di questa situazione. Allora. Cioè, in effetti, quello che si dice in sintesi, non sto qui a leggerle tutto, sono due cose. Uno, che è spostato molto più verso l'età della senescenza la fascia più colpita. Abbiamo dagli 80 agli 89 anni è la fascia più colpita, e comunque nello studio fatto praticamente il 90% aveva già da 1 a 4 patologie, quindi pazienti che hanno già una loro gravità. Questo non, certamente non ci fa sottovalutare il momento grave che stiamo affrontando, ma dobbiamo tenere conto che poche persone muoiono di coronavirus, ma la maggior parte muore con la complicanza coronavirus. E questa è la differenza con gli altri paesi. Oggi ho parlato con un collega in Belgio e dicevano, cosa che ha detto anche l'Ilaria Capo due giorni fa, negli altri paesi fanno l'autopsia, dichiarano qual è la principale patologia per la quale è morto il paziente e poi, se è positivo al coronavirus, dico aveva anche il coronavirus. Qui invece no. Qui è il contrario, si muore col coronavirus. Con coronavirus. E questo aumenta ovviamente le percentuali. Cioè aumenta le percentuali e aumenta e sottolinea quel ruolo da untore che ha avuto l'Italia. Senta, ma questa storia di chi dice è un'influenza un filo più grave? Allora, intorno al 23 febbraio, se lei sicuramente si informerà, abbiamo delle interviste, io, l'Ilaria Capua, il Pregliasco, abbiamo detto tutti, è un po' più grave dell'influenza. Sì. Per i numeri che ci sta dando,
A parte il fatto che sia concentrato tutto in due settimane, tutto quello che stiamo avendo di decessi in Lombardia, ma è un caso a parte la Lombardia, è assolutamente da confermare questo concetto. Le dico solamente un numero che può far riflettere. Lo scorso anno abbiamo avuto una influenza stagionale che non è stata neanche la più cattiva e abbiamo avuto 8.000 morti con l'influenza. Quindi vuol dire causa indiretta, così come sta accadendo per il coronavirus. In questo momento, grazie al cielo, ne abbiamo avuto solo 1.200 in due mesi. Se fai il calcolo, non siamo così lontani. La problematica è invece pazienti che vanno in terapia intensiva e che intasano il sistema sanitario nazionale. 8.000 morti li avemmo in Italia. In Italia. L'influenza, sì sì, certo. Con l'influenza. Certo, beh, questo dato è molto importante, vorrei fare immediatamente un cartello. L'anno scorso in Italia in quanti mesi? 8.000 sono morti. I 4-5 mesi in della... 4-5 mesi abbiamo avuto 8.000 morti per influenza. Con l'influenza. Con l'influenza. Ora in due mesi abbiamo avuto 1.100 e qualcosa. Ecco. Quindi eventualmente andando, mettendola male, arriveremmo a un numero, non so. Speriamo di no. Speriamo di no, certo. Ecco, come li mettiamo insieme queste due cose? Cioè che dice siamo, ormai non abbiamo più posti in rianimazione e dall'altra parte questo fatto che l'anno scorso sono morti 8.000 per l'influenza e quest'anno invece non ci sono posti nelle rianimazioni. Non stanno insieme queste robe, capisco, o sì? Capisco, stanno insieme perché innanzitutto gli 8.000 che sono morti con l'influenza non sono andati tutti in rianimazione e quindi sono morti nelle medicine, nelle pneumologie. E perché questi ci vanno in rianimazione? Perché questo virus aggredisce in maniera, quando ovviamente è nella fase più grave, in maniera veramente massiccia il polmone e quindi si deve mettere il respiratore. Ecco. Mentre le altre, nell'ambito delle quelle morti che le dicevo, di influenza non sono andati tutti in rianimazione, ma comunque il vero problema grave è il numero in un tempo molto ristretto, perché l'anno scorso abbiamo avuto circa 600 e rotti ricoveri in rianimazione, ma diluiti nell'anno. È chiaro. Questo è stato problema. Questo picco lombardo, è chiamiamolo così. È stato questa sfortuna lombarda. Certo, insomma. Sfortuna lombarda. Senta, le persone chiedono continuamente questa storia delle mascherine. Mi dice cosa dobbiamo rispondere? Nel senso di utilità... Se servono, se non servono. Allora, la mascherina nasce per essere portata o dal malato in maniera tale che non infetti, okay. Oppure dall'operatore medico, il quale non solo si protegge, ma essendo molto vicino, molte volte si abbassa verso il malato, con le sue goccioline di saliva non vada nei confronti del malato. Poi, in una situazione di questo tipo, in cui c'è una epidemia diffusa, può essere buona norma, cosa che vedo adottare in varie aziende, sì, praticamente... quello di portare delle mascherine che comunque limitano la propagazione delle goccioline di saliva, ma le limitano. Senta, gente normale, che non particolarmente psicotica, ma insomma, che è la prima volta che si trova a vivere questa cosa, anche perché da tantissimi anni in Italia, ecco, appunto, la persona della mia età, 62 anni, non si sono mai trovate in una situazione del genere, ma anche gente di più anni che i miei. Allora, naturalmente questa paura diffusa ti fa sentire tutti i sintomi, non respiro e non cose, eccetera, eccetera. Ecco, quali sono i sintomi veri dei quali preoccuparsi? Questa è una domanda importante perché purtroppo... Ho già fatto due domande importanti, sono promosso. Vabbè. No, assolutamente importante per l'informazione chiara che bisogna dare agli ascoltatori. I sintomi sono sovrapponibili all'influenza, cioè abbiamo febbre, mal di gola, occhi rossi. La febbre c'è per forza? Sì, la febbre c'è praticamente quasi sempre quando la forma è di media entità. Però potremmo anche solamente avere un mal di gola, mal di testa e poche linee di febbre. La febbre 37,5 a 38 vuol dire che si è sintomatici e quindi cosa bisogna fare? Siccome non si ha la possibilità di distinguerlo
da una, un'influenza d'altro. Banale, da un raffreddore. Ricordiamo che noi abbiamo altri 4 coronavirus che girano normalmente nell'umanità e da quel banale raffreddore, no? Che a volte chiamiamo influenza, ma è raffreddore da coronavirus. Allora la cosa da fare è, se il sintomo è così sopportabile, stare a casa, avvisare il proprio medico di famiglia che terrà una certa corrispondenza per controllare l'andamento. Guardi, io in questo momento sto seguendo 4 o 5 amici, 2 sono già fuori da questa sintomatologia, hanno avuto mal di gola, febbre 37,5-38, tachipirina, e sicuramente avranno avuto il coronavirus, non abbiamo fatto neanche il tampone. Nel giro di pochissimo tempo saremo 60-70-80% della popolazione sarà stato a contatto con questo virus. Direi di star tranquilli, il 90% delle persone non ha sintomi oppure ha una sintomatologia assolutamente banale che cura a casa. Cioè 90 persone su 100 malate di... che hanno, scusi, 90 persone su 100 che hanno contatto col virus, che hanno contatto col virus, non hanno assolutamente una patologia grave, ecco. Hanno o pochi sintomi oppure una febbre per 2-3 giorni e tosse secca in qualche caso. Ho un minuto di pubblicità.